Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate chi c'è qui oggi, il piccolo Oliver che al momento sta bevendo il latte, ma questo sarà un video super estivo e super nuovo per lui, visto che non ha mai fatto una cosa del genere. Come avrete letto dal titolo, infatti oggi Oli andrà in piscina per la prima volta. Ha quasi finito di bere tutto il latte, si è addormentato, Ollie solitamente fa così, durante la poppata si addormenta un pochino, quindi poi devo risvegliarlo per fargli finire il biberon. Comunque oggi è davvero super tranquillo. Sta indossando questa specie di pagliaccetto aperto sul davanti, che mi piace davvero tantissimo perché è un tessuto molto leggero, simile al lino. Guardate quanto è carino, mi piacciono un sacco i tessuti come questo. E poi è davvero molto fresco, perfetto per l'estate. È la prima volta che glielo faccio indossare e mi piace già tantissimo. Finiamo il latte, bimbo! Così poi vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preparato per oggi. Ho pensato che potesse essere davvero super carino un video del genere con lui, anche perché è la sua prima estate. Ok, biberon finito, ha bevuto tutto il latte e adesso ci prepariamo. Stai qui tranquillo, mi metto anche il suo coniglietto qui accanto. Per quanto riguarda la piscinetta, ho deciso di utilizzare questa per il piccolo Oliver. Se mi seguite da un po' saprete che ho due piscinette piccole, questa qui con il polipo e poi un'altra multicolor, però questa a differenza dell'altra ha il bordo più basso, quindi sarà più facile far fare il bagnetto al piccolo. Per quanto riguarda l'outfit super estivo da mare, qui ci sono questi due body smanicati. Penso di scegliere uno di questi due da mettergli, anche perché sono super super estivi e mi piacciono un sacco. E poi magari li metterò stile canottierina per lasciare scoperto il cordone ombelicale. Quindi sotto non so se poi gli lascerò il pannolino, se gli metterò un pannolino di quelli per il mare o se semplicemente sopra gli metterò questo costumino. È super carino, ma sono un po' in dubbio perché forse gli andrà leggermente grande, quindi tra poco vedremo tutto insieme. Per quanto riguarda il cappellino del sole, invece, potrebbe non essere necessario perché staremo per lo più all'ombra. Altrimenti potrei mettergli uno di questi tre, anche se probabilmente gli andranno un pochino grandi perché questi sono del suo fratellone. Per prima cosa togliamo il pagliaccetto, intravedete già la pinzetta del cordone ombelicale, eccola qui. Sotto anche il body, ma perché questo è davvero super leggero e quindi gliel'ho lasciato come intimo, diciamo così. Ma adesso ovviamente toglieremo tutto perché non gli metterò un body sopra l'altro per andare in piscina. Qua, sei pronto per fare il tuo primo bagnetto? Olli! Tra l'altro ho appena guardato anche il pannolino acquatico ed è piuttosto grande per lui, quindi penso che terremo questo. Ecco qua, togliamo il body. Vediamo un po' quale dei due metterà il piccolino, cioè questo carinissimo a righe gialle con il gattino con scritto abbracciami. Oppure c'è questo con tutti gli animaletti. Devo dire che mi piacciono molto entrambi, ma forse Oliver lo vedo meglio con questo. Che ne dite? Guardate un po' che carino, è davvero super super estivo. Eccoci qui, pian piano ci vestiamo. Ma che bello il body giallo, Olli! Oliver è davvero piccolo, piccolo. Come andiamo? Fatti vedere un po', piccolo Matt. Guardate che amore! E adesso proviamo il costumino. Questo è un costumino boxer, come avete visto. Oh, guardate che carino! È dolcissimo e copre anche tutto il pannolino, quindi volendo potremmo lasciargli questo, che ne dite? Tra questi tre cappellini questo avrebbe un po' di giallo, quindi potrebbe richiamare il body, ma tra i tre è quello più grande, quindi visto che gli andranno tutti un pochino grandi, questo lo scarterei a prescindere. Tra questi due invece probabilmente sceglierei questo perché è un po' più leggero e più colorato, anche se non c'entra moltissimo con il resto delle stampe che sta indossando. Comunque è un outfit molto molto estivo, quindi direi che ci sta. Si sa che al mare si indossano tutte le stampe possibili e immaginabili insieme e tutto sommato stanno anche bene, tutte colorate. Vediamo un po', Olli. Ecco qui Oliver con l'ipotetico cappellino per il sole, che come previsto gli va un pochino grande, però lo trovo davvero tenerissimo, quindi questo lo teniamo da mettere in caso in cui ci dovesse essere tanto sole. In realtà ho deciso di utilizzare l'ovetto e non la carrozzina per mettere Ollie a fare la nanna, così
così poi lo potrò portare direttamente fuori. Beh, al momento siamo assolutamente in nanna mood, ma meglio così, almeno posso preparare tutte le cosine tranquillamente. Sfida del giorno, gonfiarla a fiato. Eccoci qua. Devo dire che al momento il clima è perfetto perché fa abbastanza caldo per poter utilizzare la piscina, ma allo stesso tempo non c'è il sole diretto, quindi perfetto. Ecco qui la piscina. Ma quanto è carina! Comunque alla fine sono riuscita a gonfiarla tranquillamente a fiato. Questo piccolino che non vede l'ora di fare il primo bagnetto. La piscinetta è pronta per il piccolino, come vedete l'ho riempita d'acqua, non tantissimo perché non era necessario, comunque ho messo l'acqua tiepida, adesso mi assicurerò che non sia comunque troppo fredda prima di bagnare il piccolino, perché visto che è così piccolo, insomma l'acqua fredda non è assolutamente il massimo. Vieni qui. Pronto? Ma che bello! Piedini nell'acqua per il piccolo Oliver, per la sua primissima volta. È fredda l'acqua? No, è bella. Mi sembra proprio che gli piaccia, guardate questi piedini felici, felici di fare il bagnetto. Ciuff, ciuff. Bagniamo un po' la testolina di questo piccolino. Oh, adesso sì che stai fresco, sembra un pulcino. Guardate un po' che è qui nell'ovetto adesso, si sta un po' asciugando, ha i capelli un po' bagnati e anche i piedini, vero Olli? Li asciughiamo un pochino. Questa è l'espressione di chi vuole divertirsi ancora in piscina, guardate un po' questo piccolino, bello Olli? E ci rinfreschiamo. Sì, amore. Proviamo a fare un pochino di bagnetto? Ecco! Olli si sta un po' lamentando, per cui lo sto asciugando di nuovo per bene. Ma in realtà ha solo il costumino leggermente bagnato, ma poi sotto al pannolino, quindi... Cosa c'è, Olli? Vuoi il ciuccio? Tieni, vediamo un po' se è questo. Perché ha mangiato appena mangiato, quindi mi sembra strano che sia ancora affamato. A meno che sia da cambiare. Olli, sei da cambiare, amore? Ah sì, mi sa di sì. Dobbiamo cambiare il pannolino a questo piccolo. Vieni, Olli. Nel frattempo ho spostato la piscinetta a terra, così poi posso mettere Oliver sull'asciugamano lì accanto. Togliamo il costumino, che è un po' umido. Oh sì, Olli è proprio da cambiare. Pannolino pulito. Nel frattempo, se ho sentito bene, è arrivata anche la nonna con Martina. Erano fuori a fare una passeggiata. Ecco qui. Rimettiamo il costumino e siamo di nuovo prontissimi. Eccoci qua che torniamo in piscina. Smarty? Smarty, cosa stai facendo? Olli, amore, eccoti qui nell'ovetto. Smarty, ciao che sei tornata. Amore, ma cosa stai facendo con Pony nella piscina? Si fa bagno. E fa il bagno. Smarty, l'hai bagnato tutto, guarda. Sì. No, ma non va bene, Smarty. Come vi avevo detto prima, mi era sembrato di sentire la nonna rientrare in casa con Smarty, ma tutto mi sarei aspettata tranne che trovare Pony nella piscina. Smarty. Ho trovato piscina per Pony. E ho visto che hai trovato la piscina, amore, ma non è per Pony. La nonna è di là? Sì. Se non altro, meno male che non c'è entrata Smarty in piscina, tutta vestita. Guarda com'è Pony, Smarty, tutto bagnato. Adesso dobbiamo aspettare che si asciughi. Oh, povero Pony. Povero Pony, Smarty. Ma cosa ti è venuto in mente? Dai, adesso ti do un bel gioco da mettere in piscina. E Pony? Pony va ad asciugare. Tieni, guarda un po' questa. Sì. Bella? Sì. Bellissima la barchetta, eh? Galleggia e poi si può bagnare questa, perché si asciuga subito. Dove va? Va in giro per la piscina, Smarty. Guarda, ma sai che Oliver ha fatto il bagnetto per la prima volta oggi? Sì. Sì, lo sai?
Matti voleva la barchetta. Guardala qui la tua barchetta. Guarda, di bella. Gli fai vedere la barchetta? Sì. Ma che brava che sei. Sì, per lui. Ah, è per lui? Sì. Mi sa che ci giocherà quando sarà un po' più grande. Che dici, Smarty? Ma adesso gli facciamo bagnare ancora un po' i piedini? Sì. Guarda che bagna i piedini, Smarty. Oh, mamma. Hai visto che è bravo? Hai visto che gli piace? Sì. Ma bravo, Olly. Bagniamo le gambette? Anche Smarty. Anche Smarty vuol bagnare i piedini? Sì. Dai, adesso li bagniamo, Rinfreschiamo ancora un po' il fratellino. Togliamo le scarpine. E anche i calzini, ovviamente. Uno e due. Vediamo un po', Smarty, se ti piace mettere i piedini in piscina. Com'è? Sì. Bello? Sì. Non so se vi ricordate, ma l'anno scorso Smarty non voleva praticamente neanche avvicinarsi all'acqua, quindi direi che ha fatto enormi progressi. Brava Smarty! Adesso sta con i piedini a mollo, oggi che fa caldo, è proprio bello, Sì. Pony? Pony si sta asciugando, amore. Asciugali qua i piedini, Smarty, brava! Così, guarda. Sì. Tra l'altro è stata una cosa così imprevista che Smarty sta indossando ancora la camicetta che le ho messo stamattina per andare a fare una passeggiata con la nonna. Ma dove ti ha portato la nonna? Al mercato. Al mercato? Sì. E cosa hai visto al mercato, Smarty? Ho visto due. Due cosa? Ho visto due. Ma due bambini? Ho visto due. Va bene, non lo sapremo mai cosa hai visto, Smarty? Comunque in questo periodo capita spesso che Martina e Matilde vadano con la nonna a fare una passeggiata la mattina, così io ho tutto il tempo per preparare il fratellino. Smarty ha trovato una seconda barchetta, in realtà è il termometro che uso per il fratellino. È vero? Sì, già due adesso. Adesso hai due barchette? Sì. Poi se ti piace giocare con l'acqua, Smarty, ne prendiamo anche altre, Sì. Se si diverte è un ottimo modo per intrattenerla anche d'estate insieme a Matilde e insieme anche a questo omettino che mi sembra che tutto sommato abbia gradito, è vero? Dai che adesso mamma va a cucinare che tra pochissimo è ora di pappa, è vero Smarty? Sì. Hai fame? Sì, e anche Pony. E anche Pony che si sta asciugando. Va bene, allora vado a preparare? Sì. Cosa vuoi per pranzo? Uno. Ma uno cosa, Smarty? Niente, a quanto pare siamo nel momento della matematica. Smarty diventerà ingegnere, vero signorina? Comunque io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Ciao, a presto!